Job Act che sembra il gioco delle tre carte. Sì, in effetti è più che il gioco delle tre carte, ormai Renzi ci ha abituato a un po', si è abituato alle politiche e alla comunicazione di Berlusconi e l'ha ampliata alla grande. Questa a cui facevi riferimento è classica, no? Cioè, ci sono assunzioni in più, poi scopriamo che sono semplicemente restabilizzazioni. Ma io credo che bisogna andare un po' più in là. Questo convegno oggi del forum ci dà anche degli elementi anche tecnici in più rispetto all'analisi, cioè quello che si sta modificando non è semplicemente qualche regola in più o in meno, un po' di flessibilità in più o in meno, ma così si è rimesso mano, diciamo, strutturalmente al diritto del lavoro. Quindi si vuole semplicemente tornare allo schiavismo, un medioevo moderno in cui i lavoratori sono merce, sì, ma io ho detto, attenzione però, non merce delle migliori, perché ci sono molte merci ormai che sono molto più tutelate dai lavoratori, ci sono merci che hanno i marchi, l'origine, eccetera, sono merci a basso profilo, merci usa e getta, quindi questo è quello che sta venendo fuori ed è opera, e questa è la cosa anche che però bisogna dirsi. Questo disastro del lavoro che si conclude col Job Act, che però andrà avanti ancora, cioè con il diritto del padrone a farti quel che vuole, a licenziarti, tanto non paga pegno, perché questa è la sostanza, cioè tutte le operazioni che si stanno facendo hanno lo scopo di deresponsabilizzare totalmente l'azienda, cioè l'azienda può fare quel che vuole, tanto sa che non paga, al lavoratore si può fare quel che vuole. Il diritto del lavoro ormai è diventato equiparato al diritto civile, cioè al fatto io posso comprare una casa o posso comprare manodopera. Questo è cioè non si tiene più conto del fatto basilare che aveva guidato il diritto del lavoro fino ad oggi, che il lavoratore è la parte più debole nel rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro, e quindi era quello che doveva essere più tutelato. Oggi non è più così. Che ci sono paesi dove ci sono riusciti con la violenza, penso il Cile nel 73 col colpo di Stato, un massacro totale, e poi hanno distrutto tutti i diritti. Ci sono paesi dove ci sono riusciti con la violenza dell'economia, penso la Grecia, un disastro totale. In Italia, bisogna dirci la verità, il disastro del lavoro è frutto in gran parte di accordi sindacali sottoscritti da CGIL e CISL e di decisioni e leggi fatte dai governi di centro-sinistra. Non è certo il convegno che può dirimere questo eterno dilemma. Noi pensiamo che sia molto più materiale, sia il che fare viene giorno dopo giorno, viene socialmente e sindacalmente da quello che si fa o non si fa, e per quello che ci riguarda viene dal conflitto sociale che si può o meno costruire, che si ha la voglia o meno di costruire. CGIL e CISL si dicono contro il Job Act sull'articolo 18 sul demansionamento, ma poi dopo nei contratti che stanno firmando lo stanno sostanzialmente, penso il commercio e i bancari, legalizzando e autorizzando. Landini però promette lotta dura, tu non ti fidi di quello che viene dalla CGIL, è vero? Ma no, non è che mi fido o non mi fido, dico la sostanza, ci fanno delle grandi manifestazioni nazionali a cui spesso non corrisponde il comportamento concreto. Qui bisogna operare, è inutile continuare a fare finta di essere in un altro mondo, qui siamo tornati all'età della pietra e allora bisogna prendere le pietre e tirarle.